Allora, ci troviamo al Parco Vanvitelliano del Fusaro, alle nostre spalle c'è la Casina Vanvitelliana, ormai famosa, così come famoso è, o meglio l'obiettivo è proprio quello di farlo diventare famoso, il Phlegrean Film Festival. Spero di averlo pronunciato bene, perché l'importante è che abbia appunto una valenza internazionale, perché si rivolge a tutti gli appassionati di cinematografia, di cinema breve, così poi mi spiegherete per bene anche la differenza, i tre componenti della Drasil Production, che è un'associazione molto attiva sul territorio, ma che in particolare è molto attiva perché ha ricevuto tutta una serie già di premi, di cui parleremo più tardi, cominciando da Antonio Basile, quindi sinistra verso destra Gianluca Di Meo e Walter Rastelli. Antonio Basile, tra l'altro presidente della Drasil Production, a te il compito di spiegare che cos'è, in parte già l'abbiamo fatto su Fribagoli con un articolo, ma che cos'è il Phlegrean Film Festival. Io intanto ti ringrazio per questo spazio che ci stai dando, Mauro. Diciamo che il desiderio di organizzare un festival qui a Bagoli, qui nei Campi Flegrei, è nato dalla considerazione, rispetto alle nostre esperienze passate, che non c'è occasione migliore per un qualsiasi posto, per una qualsiasi città, di aprirsi al panorama internazionale, e anzi nazionale e internazionale, dell'arte come un festival in particolare cinematografico per il nostro campo. Tra l'altro mancava Bagoli e nei Campi Flegrei una manifestazione del genere. Sì, infatti noi abbiamo unito due obiettivi: da un lato quello appunto di creare questo spazio per tutti gli artisti del cinema breve, perché è veramente un campo che si sta diffondendo sempre di più, sta avendo un'importanza, ripeto, nazionale e internazionale incredibile. Noi abbiamo pensato bene di regalare questo nuovo spazio, e poi anche appunto per i Campi Flegrei, perché un evento del genere non c'era mai stato, abbiamo fatto delle ricerche. Ci sono state delle manifestazioni, bisogna dirlo, a Pozzuoli, anche per esempio anche l'isola di Ischia ha un appuntamento annuale. Sì, sì. E noi abbiamo un poco voluto riunire questa esperienza, abbiamo quindi pensato di creare questo festival, questo Phlegrean Film Festival, che sarà poi un contenitore di diverse esperienze, di diverse collaborazioni anche, che mano a mano poi nel tempo, adesso siamo solo all'inizio, mano a mano poi andremo a rivelare. E siamo molto felici anche dei risultati che stiamo avendo in così poco tempo, appunto il vostro interesse, quello poi di tante persone. Io vi dico soltanto un piccolo dato: abbiamo aperto le iscrizioni da una settimana, poi loro dopo vi spiegano dal bene, primo maggio, quindi dal primo maggio 2018, e abbiamo ricevuto tante adesioni già, non solo dell'Italia ma anche estere. Oggi abbiamo avuto il primo tedesco dieci minuti fa dalla Germania, un ragazzo dalla Francia, poi è un'occasione anche per conoscere tante storie. Una di queste storie è il fatto che un ragazzo iraniano ci ha contattati e ci ha detto: poiché io non posso pagare tramite la vostra piattaforma, non posso iscrivermi, datemi un codice, io poi mi iscrivo perché ci tengo a partecipare. Allora già il fatto che un ragazzo dell'Iran conosca il termine flegreo, certo, già è una grande conquista. Quindi dopo una Infatti, sola settimana vi dovremo anche rendere grazie per tutto questo tipo, anche sotto questo aspetto, perché poi ecco, Bagoli e i Campi Flegrei sono ricche di bellezze, manco a dirlo, archeologiche, storiche, eccetera eccetera, però c'è anche tanto talento vivo da parte degli appassionati e dei cittadini come voi, appunto appassionati di cinematografia. Ecco Gianluca, iscrizioni a partire dal primo maggio, sì, c'è una scadenza che è il 30 settembre. Come devono fare per iscriversi? Spiegaci tutto quello che devono fare. Allora, per iscriversi al Festival Phlegrean bisogna prima di tutto prenotarsi tramite la piattaforma filmfreeway.com, ovvero quella che stiamo utilizzando, che appunto ci sta dando la possibilità di portare avanti l'organizzazione di questo evento. E dopodiché, dopo il 30, c'è un bando, un regolamento? Sì, ci sono un bando ed un regolamento, tutti quanti presenti sia sul sito phlegreanfilmfestival.com. Non ti preoccupare che poi mettiamo il sottopancia con il video. Quello c'è festival, però i siti sono abbinati in fest, quindi il ballo lo tagliamo in montaggio. Il Phlegrean Film Fest. Quindi trovano bando e regolamento sul sito ufficiale appunto phlegreanfilmfest.com, tramite il quale appunto potete
registrarvi e mandarci i vostri lavori. Appunto, come ha detto prima Antonio, ci sono arrivati, almeno al mio parere, parlo dal mio punto di vista, molte più iscrizioni nei primi tempi di quanto io aspettassimo. Le categorie, allora, quali sono? Le categorie allora, che sono presenti. Vi ho colto impreparati. No. Non impreparati, ma sono tante. Sono abbastanza. Perché allora, in realtà sono due macro categorie, quindi miglior corto e miglior corto di animazione, perché l'animazione è un settore che sta avendo un boom ultimamente veramente molto grande. E nella prima, quindi nel miglior corto, ci saranno diversi premi, diverse sezioni, che sono premi ispirati, ecco, ai più grandi festival, quali gli Oscar ad esempio, quindi in ordine. Siamo modesti, puntiamo. Sono otto, sono difficili. Okay, allora, andiamo, facciamo miglior discorso, Berlusconi Salvini. Miglior corto, miglior regia, miglior fotografia. Miglior fotografia, miglior montaggio, miglior attore, miglior attrice, sceneggiatura e miglior colonna sonora. Perfetto. Sono andati tutti. Perfetto. Walter, a te chiedo la differenza tra cinema breve e presso il cinema. È molto semplice. Quindi capiamo quindi anche a chi è rivolto questo. Allora, possono partecipare tutti gli artisti, cineasti che hanno fatto un corto, quindi una narrazione audiovisiva di durata massimo di 25 minuti, realizzate dopo il 1 gennaio 2017. La differenza, ecco, che cos'è il cinema breve? Il cinema breve è il cortometraggio, che è molto più difficile da realizzare perché si ha meno tempo per raccontare una storia da un punto di vista narrativo. Da un punto di vista, come dire, pratico, è più semplice perché ovviamente dura di meno, si gira di meno, i mezzi sono minori, però sta avendo un enorme impatto ultimamente, come diceva Antonio. Infatti si pensava di reintrodurre i corti prima delle proiezioni al cinema. È una cosa in cui noi speriamo tanto, dato che siamo autori da diversi anni di cinema. Anche perché invece di farsi 45 minuti di pubblicità si fanno 45 minuti di cortometraggio, anche perché poi noi ci teniamo a sottolineare questa cosa. Diceva Walter, tecnicamente è proprio come girare un film, non cambia assolutamente nulla, e ci fa piacere quello che è successo adesso in questa prima settimana, vedere la qualità dei prodotti che sono arrivati. Molto. Cioè c'è una sensibilità tale al mondo del cinema che i prodotti che sono arrivati sono tutti praticamente veri e propri film. Allora il cortometraggio non ha niente di meno del film. Noi microfilm. Ci teniamo a sottolineare questa cosa, perché qualcuno può pensare al cortometraggio, vabbè, ma allora è fatto in un determinato modo. No, ci sono tutte le attenzioni a tutti i campi, appunto. Noi ne abbiamo sottolineati alcuni per questa prima edizione con i premi, però veramente ci sono delle attenzioni tecniche e noi artistiche vogliamo anche evidenziare questa cosa, tant'è che una delle scelte che abbiamo fatto quando abbiamo iniziato con questa campagna, questa organizzazione, è anche quella che noi comporremo la giuria, ma saremo poi affiancati da dei tecnici. Cioè nei prossimi mesi annunceremo delle persone, degli specialisti del settore che ci aiuteranno nelle decisioni, perché ovviamente parliamo di decisioni non facili, comunque di scelte che fanno curriculum per i cineasti, per gli artisti, e quindi noi ci faremo aiutare da personaggi, da persone che verranno, che già ci hanno detto che sono interessate. Noi poi questi nomi li riveleremo più avanti, sono bei nomi, quindi speriamo di portarveli qui nei Campi Flegrei e speriamo che ci siano loro. Poi la cosa più curiosa, la cosa più carina e divertente è che i lavori arriveranno tutti quanti entro il 30 settembre, verranno giudicati da voi e da questa giuria di esperti esterna, e poi ci sarà un evento ad ottobre. La cosa più importante. Allora, l'evento si terrà il 12 ottobre, sarà una premiazione per ovviamente tutte le categorie, sarà uno spazio dedicato a tutti gli artisti che saranno intervenuti, anche a chi avrà fatto in modo appunto di realizzare, quindi sarà anche una grande festa, un grande incontro. Noi abbiamo in progetto di rendere non solo quella singola sera, ma poi di organizzare una serie di cose, poi saranno tutte piccole cose che annunceremo, anzi
grandi cose, dico io. L'evento in sé del 12 ottobre noi lo organizzeremo qui, abbiamo intenzione, se tutto va bene, di farlo alla Sala Ostrichina. A Bacoli, quindi qui. Quindi a Bacoli, esattamente. E speriamo che sia non solo un festival, ma proprio una festa di culture diverse, di realtà che si incontreranno qui nei Campi Flegrei. E ripeto, sì, sarà una premiazione, quindi verranno premiati tutte le categorie, verranno proiettati i 5 miglior cortometraggi e il miglior cortometraggio d'animazione, quindi le persone conosceranno proprio gli artisti che saranno invitati a venire qui, e noi speriamo che possano venire, speriamo che ci possano raggiungere anche loro, che poi sono gli effettivi protagonisti, e speriamo bene che venga un bel evento. Ragazzi, che dirvi, in bocca al lupo, crepi, Bacoli è con voi. Grazie.